Buongiorno a tutti, siamo qui di nuovo per parlare con voi di Festival di Sanremo. Io sono sempre Raffaella Silipo. In questi giorni ne abbiamo parlato parecchio, ne abbiamo parlato con Marinella Venegoni, ne abbiamo parlato di canzoni, ne abbiamo parlato con Gabriele Ferraris, ne abbiamo parlato di dietro le quinte, diciamo, Rai, e oggi invece ne parliamo con Alessandra Comazzi e parliamo di televisione, di spettacolo televisivo. Lei è il nostro critico televisivo, quindi chi meglio di lei può giudicare e rispondere alle domande dei lettori, dei navigatori della stampa.it sul nostro Festival di Sanremo. Ciao Alessandra, come va? Ciao, buongiorno a tutti, ciao. Va abbastanza bene, cominciamo a essere provati perché il Festival di Sanremo sarà anche meglio che lavorare, però è pesantino. Finisce tardissimo e accorcino ste serate. Ieri è finito, non finiva finito più quello degli abbinamenti con gli stranieri. E stasera mi sa che sarà peggio come lunghezza. E stasera ci sono, devono cantare di nuovo tutti così, su Adisan, Big, in abbinamento con degli altri artisti italiani. Poi devono ricantare tutti i giovani, devono essere rieliminati due big e devono essere votati i giovani. C'è un meccanismo di gara complessissimo. Questa è un'altra delle gag di questo festival. Esatto, senti, questo festival ha avuto, insomma, alti e bassi. Tu prima dicevi che è come guardare un film a doppia velocità, perché mi spiegavi che sono contentissimi gli organizzatori perché nonostante tutto gli ascolti sono andati molto bene, invece ci sono state comunque molte critiche. Io partirei proprio da una domanda di una mia omonima che si chiama Raffaella, anche lei, e quindi l'ho scelta per prima, giustamente, giustamente, che diciamo riassume un pochino così le critiche. È imbarazzante, sì, il divario fra il pomposo direttore artistico, dice Raffaella, e il pressapochismo che si vede sul palco, sembra tutto buttato lì a caso. Non avrei mai pensato di rimpiangere il Festival di Pippo Baudo. In effetti è vero che abbiamo visto proprio un po' di facilonerie. Tu che cosa ne dici, cosa ne pensi? Io dico che questa tua le Raffaelle hanno sempre ragione, evidentemente, perché è proprio così. Allora, è questa esattamente la doppia velocità di cui parlavo prima. Nel senso che da una parte ci sono gli ascolti, benissimo, però gli ascolti non sono tutto. Allora, certo, i siti porno sono i più cliccati su internet, e allora facciamoli tutti così, non va bene. Allora c'è proprio non solo l'impressione, ma poi accade che ci siano certo delle belle intenzioni. Per esempio la serata di ieri con gli ospiti stranieri non era, ha anche presentato dei buoni brani musicali, ma soprattutto dal punto di vista televisivo ci sono discrepanze, incongruenze, tempi morti. Oggi ho parlato ho intervistato il regista del programma, Stefano Vicario, che è un regista d'esperienza, che ovviamente difende, per carità di patria, il certo prodotto, però non ha potuto non ammettere che proprio per esempio per una puntata come quella di ieri, ai tempi tanto evocati di Pippo Baudo, si provava per una settimana, invece adesso Ale, buona la prima. Naturalmente lui lo giustifica dicendo, per esempio, passa magari meglio l'emozione, si vedono delle cose che se ci fossero state settimane di prove non si sarebbero viste, le lacrime della Fornaciari per certo esempio non si sarebbero viste, però magari ci risparmiavano anche degli errori, la base, la base sbagliata, invece di partire io che non vivo più di un'ora senza te parte the bombastic. Senti, oltre agli errori tecnici, dice Luca, ce ne sono stati commessi molti anche da Gianni Morandi e dalla Ivana. Sbagliare è umano, ma com'è possibile che una persona che conduce il festival non sappia nemmeno leggere i nomi del gobbo? Certe figure dovrebbero essere evitate. Assolutamente, un'altra gag, cioè è il festival delle gag, le abbiamo enumerate, una l'abbiamo detta, l'altra è quella della Ivanka, Ivana o Ivanka come la chiama Morandi perché è il vezzeggiativo, è venuto fuori e così la chiamava sua nonna, e beh è imbarazzante, una bella ragazza è una bottiglia di champagne con due tappi, i due tappi sono ovviamente, chi ben sappiamo, Morandi e Papaleo, bella ragazza con i suoi denti, ha una risata molto strana che risuona tipo così, quando ride fa così, tira su col naso, con la bocca, veramente stranissima, ma detto questo, gran bella presenza, ci mancherebbe certo altro, però è imbarazzante, sembra una gag comica, se ci fosse da ridere quando parla. Allora non c'è, non è che vogliamo qui tornare con la vecchia storia, ma che roba, la televisione italiana sempre modelle straniere, ma passi basta pure che la parli straniera in italiano, va benissimo, parli all'italiano, ecco. Se no non si può, se no così non va bene. Morandi, altra gag, Morandi si è impappinato moltissimo, si è impappinato niente di meno che sul regolamento, su quanti cantanti passavano, restavano, 10, 12, 14, 8, ma anche lì è un regolamento così complesso, certo, così evidentemente scogitato per accontentare i
discografici per non togliere, per non mettere, per non far ripassare, che ci sia incartato pure lui, però anche questo, ma ti incarti sul ragionamento, sul regolamento. Certo. Senti, quanto di tutto questo è dovuto ai risparmi? Perché sicuramente, per esempio, certo, sulla fanciulla, che a cui a lei personalmente non possiamo dare delle colpe, è stata una scelta sbagliata, ma non una scelta sbagliata, lei non poteva certo dire di no, è stata una scelta sbagliata della RAI questa, non della ragazza, no? Per esempio sulla fanciulla sicuramente si è risparmiato, perché se prendevano una professionista di altro livello sicuramente avrebbero avuto anche dei costi diversi, un cachet diverso, no? E così forse incidono molto questi tempi, naturalmente questi tempi di flessibilità e scontentezza incidono poi sulla vita di tutti, sulla vita lavorativa, e certamente i programmi RAI non ne sono immuni. Poi naturalmente non si può, non credo sia demagogia dire che poi resti un po' così, un po' attonito quando vedi che per giocare al risparmio risparmiano sulla presentatrice che non sa l'italiano, risparmiano sui conduttori, risparmiano sui tecnici, eccetera eccetera, e poi ci sono queste forti cifre date a Celentano, certo, che però loro giustificano, domanda ovviamente fatta al direttore artistico Mazzi, e tutto si giustifica con il rapporto costi-benefici. Certo, infatti poi c'è la domanda di Marcolino, ovviamente di Celentano parlano un po' tutti i nostri lettori, i nostri navigatori: che senso ha chiamare un tizio che fa il boom di ascolti, esce su tutti i giornali, fa parlare tutta Italia e poi dissociarsi, dice lui. Ma c'è anche una domanda che dice: meno male che ho saputo che forse torna stasera a Celentano, così almeno non avrò dubbi, guarderò qualcos'altro. Certo. E poi ancora l'ultima, ti dico, sempre su Celentano, che è questo che guarda il Festival di Sanremo su Rai International dagli Stati Uniti, quindi sì, è chiaramente un italo-americano, perché si chiama Charles Gangarossa, che dice: ma i commenti perché non li fate su Porta a Porta, su Ballarò, L'ultima parola, e non date lo spazio alle canzoni? Certo, cioè, non ho capito questa osservazione, in che senso, perché non fate i commenti? Diciamo, a lui non importa sentir parlare Celentano, lui importerebbe soltanto sentire, certo, delle buone canzoni. Sì, ho capito, cioè un monologo come quello di Celentano, che non c'entrava assolutamente niente con le canzoni, cosa ci faceva in quel programma lì? Certo. Fatelo in un altro, assolutamente sacrosanto. Infatti, allora, io credo sia una scelta editoriale della RAI, dovrebbero una volta per tutte, ma non credo che accadrà, comunque noi possiamo avere dei dream, no? Anche noi abbiamo i nostri sogni. La scelta editoriale da parte della RAI dovrebbe essere quella: vogliamo mantenere questo festival dedicato alle canzoni? E allora la scelta un po' più coerente, si sa quanto, certo, sia difficile far passare la musica in televisione, però altro è cercare di organizzare un programma veramente intorno alle canzoni, come in fondo, pur con tutti i difetti, può essere stata la serata.